Nel primo tempo c'erano delle critiche perché erano abituati a Salvatore, no? E poi subentrò lui, tentennò i primi tempi, ma poi uscì la sua classe cristallina, il suo attaccamento anche alla maglia, la sua professionalità. Classe assoluta, quindi la rapidità di movimenti, la leggerezza in campo, quindi riusciva a togliere la palla all'avversario senza delle entrate violente, quindi con classe, con tempismo assoluto, proprio con leggerezza. Lui era un esempio perché drammatizzava, non si esaltava nei momenti bellissimi, non si demoralizzava, aveva equilibrio. Io credo che nel mondo di oggi, nel nostro calcio, persone così ci vorrebbero, perché nel senso che sapeva sempre dire le parole giuste al momento giusto. Se solo tante volte pensiamo e ritorniamo indietro nella mente, pensiamo a quello che è stato Gaetano Scirea sul campo e fuori, questo deve essere un esempio per tutti i ragazzi che adesso sono sul campo e per tutti quelli che vivono il calcio. Allora pensare a Gaetano Scirea ci fa riflettere, ci fa capire, insomma, i valori che trasmette questo sport e quello che lui ci ha dato.